One Podcast. Primo maggio, Elon Musk. Nuovi licenziamenti in Tesla. Che cosa cambia da oggi? Buon mercoledì e buon primo maggio, sono Mario Moroni e questo è il caffettino per parlare di innovazione. Buona festa a tutti noi lavoratori, lavoratrici, un primo maggio in cui in diversi paesi del mondo si festeggia per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. Chiaramente oggi parliamo come sempre di innovazione, a proposito di lavoratori parliamo di nuovi licenziamenti in Tesla. Elon Musk è intransigente, nuovi licenziamenti, ne parliamo perché può essere utile anche per i nostri ragionamenti. Appena due settimane dopo aver avviato licenziamento veramente importante, si parla di un licenziamento nell'ultimo mese, il mese di aprile, del 10% della sua forza globale. Ecco, tanto per darvi delle informazioni, Tesla ora sta licenziando altre centinaia di dipendenti, inclusi dirigenti senior e la maggior parte del suo team supercharger. È importante anche ricordare chiaramente la fonte. In un'email riportata da The Information e poi anche dal Electrek, insomma, si annuncia che per esempio Rebecca Tinucci, la direttrice senior della casa automobilistica responsabile sui veicoli elettrici, lascerà l'azienda martedì, quindi anche alti, diciamo così, dirigenti aziendali. Si preannuncia un anno terribile per Tesla, il prezzo delle sue azioni ha subito un duro colpo perché i margini di profitto sono tendenzialmente in contrazione, oltre la maggiore concorrenza rispetto all'inizio del percorso di Tesla. Ma che cosa sta succedendo e perché dovremmo ragionare su un nuovo modello anche di dipendente nel mondo del tech, soprattutto anche se lavori chiaramente con Elon Musk, ma non solo. Parlare oggi, in questo primo maggio 2024, di lavoro, quando dovremmo festeggiare con un occhio al passato per la lotta e per i diritti dei lavoratori, in un momento storico molto particolare, di grande crisi per il capitalismo, dove lo stesso Elon Musk, tanto per continuare la notizia di oggi, è dovuto volare in Cina, che è il suo secondo mercato più grande per Tesla, per chiudere un accordo. Ecco, è chiaro che è un mercato globale con popoli diversi, sì, esistono ancora i popoli, non solo le comunità, in cui accadono delle cose che appartengono, come dire, a degli ecosistemi differenti, quello americano, quello europeo, ma in realtà i diritti sono diversi. Se pensate ad avere una startup in Italia o avere una startup negli Stati Uniti, a come vengono gestiti i dipendenti, chiaramente si parla di due ecosistemi diversi. Lo stesso tra il mondo occidentale, americano come in questo caso, e quello orientale, cinese nel particolare. Insomma, è come se stessimo giocando a carte con giochi diversi, con lo stesso mazzo ma con giochi differenti. Per questo motivo la notizia di oggi è interessante per farci, come dire, uno sguardo sul futuro. È chiaro, il mondo del tech di solito anticipa movimenti, situazioni e potrebbe essere anche il prossimo futuro per il mondo dei lavoratori, sempre in bilico ma con welfare sempre meno tangibili. Quindi la riflessione che farei oggi, visto che è il primo maggio, usciamo un po' anche dalle notizie e ragioniamo anche un po' sul futuro, è di ripensare la figura del dipendente e ripensare la figura chiaramente dei manager delle aziende, per far sì che si trovi nel prossimo futuro non soltanto diritti importanti ma anche ecosistemi condivisi per vivere con serenità anche il rischio di lavorare per Elon Musk. E allora forza, lavoratori, lavoratrici, buon primo maggio, festeggiate, so che in tanti di voi lavoreranno anche oggi. Un abbraccio, io sono qui con voi ogni mattina, anche domani mattina, per parlare di innovazione col nostro sguardo critico. Se ti è piaciuta questa puntata, metti segui al caffettino, consiglialo a un amico, scrivimi una mail a mario@mariomoroni.it. Forza e coraggio, avanti tutta, guerrieri.